Juventus-Roma è una classica del nostro campionato. In passato ha rappresentato la sfida tra nobiltà e popolo. Si tratta di una partita particolare che vive di alti e bassi, di onde forti e di periodi di calma piatta. È una gara dura perché forse solo dopo Juventus-Inter è farcita di infinite polemiche. Nel corso della storia ha preso le sembianze di un vero e proprio derby, sia per una tifoseria che per l'altra. Non è una partita qualsiasi, e questo dal 15 marzo 1931, quando a Roma scendono i bianconeri reduci da 7 vittorie nelle ultime 8 partite. Una squadra formata da giocatori fenomenali che da quell'anno vinceranno 5 scudetti consecutivi, venendo ricordati come gli eroi del quinquennio. Arrivano nella capitale in testa alla classifica, con i giallorossi ad inseguire al secondo posto, con l'ultima possibilità di rimanere agganciati ai rivali per giocarsi lo scudetto. I tifosi capitolini pretendono una vittoria dopo aver assistito alla sconfitta per 3-0 nella giornata precedente contro il Napoli. La partita è storica. Il primo tempo finisce 1-0 per la Roma, poi nella ripresa la coppia gol Volk-Bernardini si scatena e la lupa in tutto ne fa 5. A 0. Un match che rimarrà talmente impresso nella mente dei tifosi da diventare il titolo di un film. I bianconeri ricorderanno per sempre quella sconfitta nonostante la vittoria dello scudetto. Da quella gara del 1931, che sembra il prologo dell'inimicizia tra le due squadre, sembrerà tutto normale per 50 anni esatti. Già, perché nonostante nell'arco di quel periodo vi saranno sfide importanti, in molti identificano in una partita del 1981, e più in particolare in un singolo episodio, la nascita di una delle rivalità più forti del nostro calcio. La stagione 80-81 inizia dopo un periodo difficilissimo. Infatti il 23 marzo 1980 la polizia e la guardia di finanza prelevano e arrestano direttamente dagli stadi 11 giocatori. È l'inizio del Totonero, uno dei più grandi scandali sportivi legati al mondo delle scommesse illegali. Milan e Lazio finiranno in Serie B e 24 giocatori tra prima e seconda serie saranno condannati con pene dai 3 mesi ai 6 anni. In questo clima di rabbia e sfiducia l'Italia si appresta a celebrare gli europei. Saranno un fiasco di pubblico e risultati. L'avvio della Serie A successiva per molti segna l'anno zero del nostro calcio. I tifosi hanno voglia di dimenticare il recente passato e si aspettano delle sorprese. Le squadre pronte a contendersi il titolo sono Inter, Napoli e soprattutto Juventus e Roma. I bianconeri sono nel pieno del loro miglior periodo storico, eccezione fatta per l'annata precedente. Da quando Giovanni Trapattoni si è insediato sulla panchina dei torinesi, i suoi hanno sempre chiuso le stagioni con almeno un trofeo in bacheca. I giallorossi arrivano a quella stagione dopo l'anno della svolta, il 1979, quando Dino Viola rileva la società di Gaetano Anzalone. La situazione, sia economico che sportivo, è preoccupante, ma il nuovo presidente si rimbocca le maniche e chiama come allenatore una vecchia conoscenza, Nils Lidom. Al primo tentativo i suoi vincono subito la Coppa Italia contro il Torino e 12 mesi dopo sono tra le candidate al titolo. Anche perché dopo la riapertura delle frontiere che permette l'acquisto di un solo giocatore straniero, dall'Internazionale di Porto Alegre arriva un giocatore che farà la storia in maglia giallorossa. Si chiama Paulo Roberto Falcao. Uno dei migliori centrocampisti al mondo è la ciliegina sulla torta di una squadra costruita per vincere. I veterani Spinosi e Santarini, più Ancelotti, Conti e Tancredi. E davanti Roberto Pruzzo, che terminerà capocannoniere con 18 gol. A Roma, sponda giallorossa, ci credono. Quel treno che non passa da lontano 1942 è lì a portata di mano. Le cose si fanno subito interessanti all'inizio del torneo. Approfittando di una Juve ancora in rodaggio e di un Inter che punta tutto sull'Europa, gli uomini di Lidom acquisiscono consapevolezza della propria forza e si portano in testa. A dire il vero, senza strafare, visto la sconfitta per 4-0 contro il Napoli. ...1-0 contro il Cagliari e qualche pareggio di troppo contro squadre nettamente alla portata. Insomma, non sono una corazzata, ma tanto basta per giocarsi lo scudetto. Poi verso marzo la banda del Trap si stacca dal gruppo degli inseguitori per raggiungere la capolista e aggancio con successivo sorpasso. Nelle prime 12 giornate del girone di ritorno i bianconeri perdono punti solo a Milano, sponda Inter e in casa impattando con il Cagliari. I rivali invece soffrono di pareggite e gettano al vento il vantaggio accumulato in inverno. Ma niente perduto. 10 maggio 1981, stadio comunale. In una sorta di finale scudetto Juve-Roma si affrontano per la terz'ultima di campionato. I padroni di casa hanno un solo punto di vantaggio. La tensione, come spesso succede in questi casi, è tanta e alla partita si arriva già tra le polemiche, dato che i bianconeri devono fare a meno di uno dei loro giocatori più forti e rappresentativi, Roberto Bettega. Il motivo?
al termine di una gara infernale contro il Perugia alla 22esima giornata, che ha visto gli juventini ribaltare negli ultimi secondi l'1-0 subito a 9 minuti dalla fine, due giocatori della squadra umbra avevano accusato l'attaccante bianconero di averli invitati a farlo segnare, dato che erano già praticamente condannati alla Serie B. Bettega nega, ma non si parla d'altro. Il giorno successivo, nella famosa trasmissione nata proprio quell'anno, il processo di Biscardi, non ci sono dubbi, è colpevole. La commissione d'indagine invece ci mette un po' di più a valutare la situazione. Dopo più di un mese dall'episodio, subito prima della gara scudetto e a sole 3 giornate dalla fine del campionato, prende la decisione di squalificare l'attaccante, facendo ovviamente infuriare i bianconeri. Il giorno della partita, tra pattoni, fedele al motto prima di tutto non prenderle, gioca praticamente senza punte. Centrocampo fitto e si spera in qualche colpo di Brady. Gli ospiti invece si presentano carichi e in pratica con l'11 titolare. La partita è bruttissima. Una punizione dell'irlandese respinta da Tancredi e una svirgolata di Conti sono l'emblema del primo tempo. Assolutamente nulla di più. Solo tanto nervosismo assurdo ed esasperante che scaturisce in una rissa a fine frazione sedata a fatica dall'arbitro Bergamo. La ripresa, se possibile, è ancora peggio. Dopo un'ora di gioco, Beppe Furino, il capitano juventino, ammonito pochi secondi dopo il fischio d'inizio, entra a piede alto sull'ex di giornata Maggiora, un tackle violentissimo che lo manda direttamente negli spogliatoi. La sua peggior partita di sempre, afferma Beppe Viola di 90esimo minuto. Per i romanisti quella è l'ora X, con un uomo in più provano ad alzare il ritmo. Invece, incredibilmente, a parte un destro al lato di Scarnecchia, è la Juve ad andare vicino al gol 2 volte con Fanna. Ma al minuto 75, ecco l'episodio che passerà la storia. Conti scodella una palla in aria per Pruzzo, che fa una sponda intelligente per l'inserimento di Maurizio Turone, il libero dei giallorossi. Quasi ostacolato dal suo compagno Falcao, si tuffa e la mette nell'angolino. Zoff nemmeno si muove. 0-1 e sorpasso in classifica. Il difensore si alza e corre mani al cielo per festeggiare. La sua gioia dura pochi secondi. La sua espressione cambia all'improvviso. Turone si ferma a pochi metri dal guardaline Sancini. Ah, la bandierina alzata in verticale. Gol annullato per fuorigioco. I giallorossi protestano, ma nemmeno più di tanto. E così sarà nel dopogara. Finisce 0-0, ma ciò che più colpisce rispetto al calcio urlato di oggi sono le reazioni. Solo una frecciatina di Falcao e poco altro. L'arbitro Bergamo anni dopo dirà: a fine gara, la più difficile della mia carriera, ricevemmo i complimenti sia di Boniperti che di Viola. Era un altro calcio, più signorile, dove anche gli screzi erano garbati. Subito dopo la partita, negli studi della Rai, inizialmente, tramite l'uso della moviola, viene confermato che si tratta di fuorigioco. Ma poco dopo, il giornalista De Laurentiis, tramite l'utilizzo del telebeam, uno strumento particolare, dimostra che Turone non si trovava oltre l'ultimo difensore juventino. Da lì, ovviamente, scoppia la polemica. Sancini viene insultato e minacciato, ma anche anni dopo intervistato dichiarerà: ho visto e rivisto quell'azione e non ho dubbi, fuorigioco netto. Le trasmissioni continuano incessanti ad analizzare l'episodio. Per alcuni non è fuorigioco, mentre per altri sì, è di circa 10 cm. Nelle ultime 2 giornate la Juventus sbanca Napoli con un autogol e batte la Fiorentina per 1-0. Laureandosi campione d'Italia con soli 2 punti di vantaggio sulla Roma. Il presidente giallorosso Viola in quell'occasione dirà scherzosamente: incredibile aver perso uno scudetto per questione di centimetri. E con altrettanta ironia Boniperti gli regalerà durante un incontro a Coverciano un righello, ancora oggi citato nelle dispute da bar tra juventini e giallorossi. Anni dopo però sembra arrivare la conferma. Carlo Sassi, storico moviolista presente quel giorno, dirà che il telebeam non era uno strumento preciso e confermerà la posizione irregolare del libero giallorosso. La moviola dimostrò che il gol era irregolare. Quindi... poi però con un marchingegno particolare dimostrarono che invece non era in fuorigioco. Che non era vero, non era perfetto quel macchinario. Turone era in fuorigioco. Qualcuno però ovviamente non gli crede e rimane convinto che il gol fosse regolare. In ogni caso, fuorigioco o no, quell'episodio non solo diede vita alla rivalità tra Juventus e Roma, ma per tutti coloro che amano poco i bianconeri e che sono particolarmente interessati alle polemiche e poco al calcio, diventerà una sorta di simbolo dell'anti-juventinità. Così come Turone, che inizialmente dirà di essere contento di quell'ingiustizia che secondo lui gli concesse l'immortalità calcistica. Parecchi anni dopo però cambierà idea. Già, perché verrà identificato come un martire al quale riproporre ad ogni occasione utile la solita domanda su quella rete annullata. Lui stesso ammetterà: 20 anni dopo mi fa un po' rabbia essere ricordato solo per quello. Sta diventando un'ossessione. Sono davvero stufo. È vero, fu un abbaglio clamoroso per me, ma preferirei non discuterne più. Eravamo una grande squadra e lo erano anche loro. Finita la gara pensavamo già al match successivo. Eravamo convinti di potercela fare. E invece? Invece lo scudetto andò a Torino, il numero 19, uno dei più sofferti per la Juve. Sicuramente uno dei più chiacchierati, vinto con un vantaggio di 2 punti e 10 centimetri.